Procede l'iter per l'istituzione nella città di Agropoli di un commissariato di polizia di Stato, un'operazione fortemente voluta dal sindaco Adamo Coppola e dall'intera amministrazione comunale. In accordo con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Agropoli ha predisposto uno studio di fattibilità che è stato approvato in giunta. La giunta ieri ha approvato il progetto della caserma del commissario di polizia di Agropoli. Noi attendevamo un architettonico che arrivasse dal ministero per capire come organizzare il progetto poi definitivo e esecutivo. L'abbiamo ricevuto, abbiamo implementato questo progetto, abbiamo avviato la progettazione definitiva ed esecutiva. Il costo dell'intervento è stato stimato in 2,5 milioni di euro e la giunta, dopo aver fatto il progetto, lo inserirà nel programma triennale delle opere pubbliche. Quindi concretamente e finalmente possiamo dire che si avvia l'iter per la realizzazione del commissario di polizia ad Agropoli. Questa è un'altra notizia molto importante che avevamo anticipato nelle scorse settimane, che oggi la giunta ne dà conferma e di cui sono felice di poter annunciare. È chiaro che il comparto sicurezza deve essere rafforzato e questo intervento certamente darà maggiore tutela ai nostri cittadini, alla nostra città e ai nostri territori. Non abbiamo però dimenticato anche la caserma dei carabinieri, cominciato anche l'iter sempre nella giunta di ieri per l'individuazione dell'area e per implementare anche lì un progetto da poter finanziare per ingrandire la caserma dei carabinieri attuali, in modo tale da dare quella logistica necessaria alla prefettura, al ministero, per poter mandare in città più uomini. È evidente che un commissario di polizia prevede almeno 40 persone nella propria organizzazione interna, e una nuova caserma dei carabinieri garantirà anche quello maggior personale che noi speriamo di avere. L'obiettivo principale è proprio questo: noi cerchiamo di mettere a disposizione le strutture, in cambio avremo da parte degli organi competenti più personale e meglio organizzato per garantire un servizio migliore nella nostra città. Quindi questa sinergia, questa collaborazione io credo sia fondamentale e ci darà grande soddisfazione. Sindaco, quindi ci puoi anche dire dove sarà collocata la nuova caserma della Polizia di Stato? La località, insomma, dove verrà? Sì, noi avevamo messo a disposizione, se ricordate, inizialmente degli edifici diciamo già esistenti. Si parlò allora, se ricordate, della scuola Mozzillo, poi da verifiche e da incontri successivi abbiamo verificato che gli spazi purtroppo lì erano insufficienti, che ripeto, 40 persone operative e uffici, alloggi, camere di sicurezza e quant'altro, non era sufficiente lo spazio in piazza Mediterraneo. Quindi abbiamo dato disponibilità ai tecnici della prefettura e del ministero di diverse location, alcune più in periferia, altre più centrali, e loro hanno scelto di posizionarlo proprio di fianco alla caserma della Guardia di Finanza. Lì c'è un lotto libero disponibile e lì sarà allocata quindi la nuova struttura. Quindi hanno scelto un posizionamento centrale rispetto alla città, quindi la location che è stata loro scelta, e lì stiamo implementando un progetto per poterlo poi finanziare con la Cassa Depositi e Prestiti. Quindi mi auguro, insomma, che certamente nell'anno 2021 andremo a posizionare la prima pietra, sperando, insomma, di poterlo inaugurare prima della fine del mandato.